Credo di aver capito l'inghippo. Mi sembra di vedere una leva qui, che forse cambia il verso del... Vediamo se è vero. Oh, vedi? Vedi? Questi momenti, perché veramente ti fa cagare sotto, ti rende molto l'idea del... Quindi adesso quello che bisogna fare è quello di prima, quindi risalire. Aspetta che mo dovrebbe girare, o no? Sì. Allora, mo quando giro ci dobbiamo riarrampicare là e fuggire. State un po' indietro con i piatti però voi, eh? Siete stati un po' indietro. Certo, questo ritmo. Allora, io vado, eh. Cazzo. Aspetta. Posso stare comodamente qua. Allora, aspetto che si allontana lui perché è veramente troppo vicino. E la spugnetta si è dimenticato, eh. Avanti. Spugnetta deve andare a prendere, signore. Scusi. Non gli posso saltare così davanti, eh. Per verità. Bene. Sfrontatezza. Uppela! No, saltato male. Liscio clamoroso. Vabbè, la piccola rincoglionita ha fatto una brutta fine. Ah, ancora non abbiamo cambiato il verso qui. Ma non ci ha fatto rinascere da qua, però. Ah, che boh. Si avvede, sbrigati! Fortuna sono molto lagnosi, quindi non si abbassano più di tanto. Danno solo un'occhiata così, però insomma. Sono un po' lagnosi. Allora, io proverei a fare tutto di botto. Aspetti, aspetti, signore. Aspetti, aspetti. Tanto non dovrebbero arrivare qua, quindi basta. Basta fare centro. Non è che si organizzano con qualche cosa? Ha aperto la porta quello. Occhio che si stanno organizzando. Addio, addio. Ma che stai fuori, giovanotto? Ma no! Madonna, mi ha fatto cagare in mano. Come cazzo si deve fare qua? No, non mi fai ricominciare tutto da capo, ti prego. Panico! Ma ha tirato la bottiglia di vino! Fame, no! No! Il secondo liscio di fila! Dobbiamo migliorare un attimo sulla presa. Comunque bisogna essere scattantissimi qui! Cioè, ha tirato quello la bottiglia di vino! Panico! Madonna!
Ciao cari. Ma dove cazzo le tengono queste bottiglie? Ciao cari, ciao. I gotta go. Ah, è sceso da solo. Andiamo, se. Che panico. Ah, la cucina. Ok, è andata la cucina. Che ogni volta chiudo il video poco prima di chiudere un capitolo, praticamente sempre. Aspetta, questa cosa non è segreta. Sì, ciao caro. Ma sti cosi che fanno? E sti altri cosi. Vabbè. Questa cosa si gira? No, vabbè. Sono dei versi strani comunque. Poi che si fa? Sì, ok, si va di qua. Si corre, ci si schianta contro il muro. Ok, va bene. Ok, qua tipica schermata di transizione nel mondo esterno. Molto freddo, molto meccanico. Guarda che scalinata. Stavo guardando la scalinata, non mi sono accorto che ho virato un pochino. Vabbè, tanto sono dei gabbiani forse. Tanto diciamo. Però scusami, se mi fai andare solo dritto non sarebbe meglio. Io non ho percezione della profondità qui. Cioè, non capisco se sto andando. Lo vedi, no? Capisce bene se stai andando a sbattere, stai andando di qua, di là, insomma è schiacciata la visuale. Ecco, ci saranno dei gabbianoni da panico. Sarebbe una zona un po' più marittima. Sono gli oblò. Vediamo. Ah però. Dovevi saltare. Beh, sì, è abbastanza più marittima. Siamo proprio su una nave. Ok, quindi tutto il mondo di gioco è una nave. No, via. Non si capisce dove cazzo stiamo. Sulla profondità. Mo' va a prendere sta cazzo di corda. Questa corsa di corda dove sta? No. Non si capisce. Vabbè. Ci vanno 82 tentativi. Sembra molto verso di giù, però forse. Vabbè, ci saranno una quarantina, cinquantina di tentativi, sperando che una volta presa non me lo faccia rifare più. Dai, sbagliatemelo, eh. Ma cazzo, non capisco dov'è. Non capisco dov'è. Ma vedete, se uno deve fare il gioco in 2D e ti deve dare queste cazzo di cose in profondità che non si capisce dove minchia stanno. Intanto non capisco neanche dove finisce il cazzo di pedana. Guarda te, 2 ore. Sono sicuro la maggior parte degli utenti lo abbia preso al primo tentativo. Non faccio parte di quella percentuale. Aspetta, intanto là che. Là ci sono delle persone che stanno trasportando. Ma devo fare questo? Mi sembra di sì, però. Non c'abbiamo un salvagentino. Dico, andiamo in acqua, però ci aggrappiamo magari un attimino. Non capisco la profondità. E non lo becco. È evidente che non lo becco, ma non lo sto beccando. Ma non capisco neanche dove e quanto stia sbagliando. Oh, stiamo calmi adesso, eh. Stiamo calmissimi. Sì, dai, arrampica di testa di cazzo.
fate fare salti o cose complicate, vi prego, fatemi solo andare su. Guarda, mi ha rovinato anche la bellezza di questa scena. Ma dobbiamo arrivare lì sopra. Ci vuole una bella settimana. Ah, ok, sono passati a delle scale. Ti prego non morire, non tento al piccione là. Ah, sono umani, sono passeggeri normali. Normali, sono tutti un po' bomboloni, un po' scoppiti, un po' pause. Or dunque. Non mi è ancora chiarissimo il senso di questo. Di questo gioco in realtà non riesco a capire il significato metaforico di questa avventura. Sembra che voglio comunicare qualcosa di estremamente profondo, ma al momento non riesco a capire cosa. Ti puoi arrampicare qua? Sì. No, devi scippare la trave. Ok, aspetta. Momento. Attenzione perché insomma. Ok, ce l'ha fatta. A posto. Con enorme difficoltà si comincia questa parte di viaggio che mi sembra voglia giocare molto sulla profondità, anche se l'immagine la profondità non ce la dà. Quindi si faranno delle cadute da panico. Ma questi sono nemici, ci vedono. Sono cattivi. E lì c'è qualcun altro. Un po' più smilzo, diciamo. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, vediamo l'interno. Oh, che bello però, il salottino. Ma hanno delle maschere? C'è chi ha delle maschere, mi è sembrato che uno avesse le maschere. Oppela, mamma mia, pelo pelo. Vediamo se di qua c'è qualcosa prima. Cosa da accendere. Qualcosa da recuperare. Vabbè. Sentono dei rumorini strani venire da qua, eh. Ma che sono, animali feroci? Credo voglio comunque creare qualcosa a livello di carne, quello sicuro. Sono tutti questi uomini affamati di carne. Mi fanno sembrare quasi delle bestie. Eh sì. Ma se questo mi vede che fa? Mi inchiappetta? Arrivederci, buon appetito. No, no. Ma che cazzo fai? Ma scusami, ma che si fa così? Ma risultiamo dei topi? Per loro siamo dei topi? Vabbè, ok, ci sono sti bomboloni che mangiano. Ma scusi! Ma che cattiveria! Come, scusami, come si evita questo qui? Non ho ben capito se ci uccide in maniera del tutto accidentale, come è sembrato in effetti, o se ci voglia proprio fare del male. No, ci vuole proprio fare del male. Ok. Non ho ben capito se devo scappare, ma suppongo di sì.
Quindi, boh. Sì, un momento, signori, dobbiamo un attimo capire come funziona qua la storia con i bomboloni. Che effettivamente mi sembra che... Cazzo. Cazzo. Maia. Ah, ci mangia proprio. Un momento. Un momento, non ho ben capito se mi ha preso perché ho perso tempo. Oh, se devo trovare un'altra via di entrata? Che stai fuori? Ah, mi sa che mi devo arrampicare però. Aspetta un attimo, signora, signora, stia ferma. Stia ferma e buona. Stia ferma e buona. Madonna, ma che è? Ma fatelo sta zitto. Signora, un po' più di impegno se mi vuole uccidere. Madonna, l'ansia. Madonna, signora, attenzione al collo. Sembra molto più dinamica questa zona. Allora, se stanno tutti ben concentrati a mangiare, io vi direi di far casino. Buon appetito, buon appetito. No, non pestiamo nulla, non pestiamo nulla. Facciamoci i cazzi nostri. Mazza, è schifo. Ah, e quindi dove cazzo devo andare? Guarda che i ravioli sono pronti là, eh. Non ho ben capito dove devo andare. Vabbè, tanto non mi guardano qua, eh. Credo. Ah, devo salire nel tavolo per buttarmi di qua e salire, suppongo. Come ci salgo nel tavolo? Dalla fine, chiaramente, dalla fine. Eccola qua, la fine. La mia fine, suppongo. Aiuto! Panico! Panico! Aia! Ah, bellissima questa scena! Bellissimo il panico, bellissimo tutto, bellissime le salsicce. Bello tutto, bello tutto. Allora, accendiamo un attimo qua la lucetta. Ma non ci possiamo sedere qua allegramente con loro, bere vino, mangiare carne. Aspetta, aspetta, dove vai? Dove vai? Fino alla fine dei nostri giorni. Aspetta, ah, qua c'è qualcosa. Vedi, me l'ho perso. C'è una zona bonus. Ciao caro. Che fa? Lo abbraccia. Avrà un significato tutto ciò. Posso riabbracciarlo? Ah, che carini. Che carini. Sì, scusi, io vado un attimo, eh. Non è che lei, in onore della nostra amicizia, distrarrebbe questi omaccioni? No, 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 mi scusi, però. Tenga le mani a posto. Ma non c'è già abbastanza carne là davanti? E Cristo! Avanti su, avanti! Sveglia! Non ho capito se loro hanno un range
nella quale arrivano e non arrivano, quindi conviene vederlo piano piano, o se conviene fare una corsa e via. Vediamo, facciamo, proviamo piano piano. Credo si debba saltare lì. Non lo so, non lo so. Sai il fatto che sto morendo un quantitativo abnorme di volte? Non è molto complesso come gioco, però sono delle fasi con dei picchi di difficoltà un po' più alte. Ma no, ma scusami però! Come ci passo di qua? Dai cazzo! È al millimetro, eh! Porca puttana! Dai cazzo, sveglia! Ma non possiamo usare l'amichetto nostro come... Occhio alla bottiglia del vino. Oppela. Però sono pigri. A parte quello che si è lanciato proprio di peso di anima e corpo, gli altri sono stati molto pigri. Allora, l'altro c'è un altro animaletto. Con una zona segreta. Vabbè, posso lanciarmi. Aia. Dove devo andare? Mi sono perso qualcosa? Va da qualche parte, qui? No, è qui. Ordunque? Devo buttare di qua? No! Non ho visto il lampadaio. Mi sono buttato tipo... Arrivo! Mi sa che sono arrivato dentro il piatto dritto dritto di uno di sti cosi qua. Comunque c'è un altro amichetto da salvare qui, da abbracciare, un piccolo furby, però non ho ben capito dove si... dove si nasconde. Aspetta, aspetta un attimo. Non è che qui c'è qualcosa? Ok. Senti, io me la farei qui di corsa, che l'amico Furby si prenda un abbraccio o meno potrebbe essere relativamente poco importante. Oppela. Mazza, qui si magna forte, eh. No, ma scusi! Ma che cazzo fa? Ma guarda sti maiali! Forse vogliono dare proprio l'idea di maiale. Beh, allora di nuovo corsa selvaggia? Di nuovo corsa selvaggia, sì. Ma come? Ah, forse devo salire ed evitarlo. Ok. Forse perché sotto il tavolo non mi ci fa andare. Quindi lui cade, io salgo sopra il tavolo e lo scarto con stile. Bene, bene. Ti fa anche ragionare, cioè non sono proprio immediate le cose. Credo di dover fare una cosa del genere. Perché effettivamente non posso. Effettivamente non posso. No, 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 non sopra! Ma che fa?
Madonna, è uscita un'azione comunque sia molto, molto da panico. Andiamo, andiamo. Ah, qui c'è un altro ascensore. Oh, ma che è? Di nuovo il cuoco? Ma scusi, ma come mi fa a vedere da lì il cuoco? Ma quindi tornano questi? Cioè, mi torna pure quello con le braccia, no? Cioè, là no, là quitto il gioco proprio. Ok. Tre cessi. Che fa? Guardiamo dentro al cesso. No, aspetta, posso uscire però io da qui? No. Credo che in qualche modo io debba salire. Da qui dalla tubatura? Ale, niente. Devo rompere lo specchio, forse. Più forza, più forza, più grinta. Ok, grande, mitico. Scusa, non vedo, scusi. Ma dove sto andando? Ah, ok. Guarda che cose tortuose. Però insomma, non ti fanno mai fare due volte la stessa cosa, il che è abbastanza positivo. Certo, se ne deve da fare questo per mettere su tutta sta carne, per tutti sti tizi. Quindi che devo fare? Mo devo buttarmi, I suppose. So che non dovevi farlo. Vabbè, ah, devo prendere l'ascensore, lui non. Ok. Siamo tornati su. Ma dove stiamo andando? Qual è il nostro obiettivo? Aspetta, c'è una lampadina qua. Qua si sale? Sì. Vabbè, facciamo finta di niente, va. Di qua c'è un rumore strano. Vabbè, magari ce lo apre dopo. Perché mi sembra sospetta questa quiete? Perché non c'è una vera quiete. Vedi che c'hanno le maschere alcuni. Merda. Merda. Salta di qua. Merda. No, che cazzo ti stai basso? Aia, no, credo che io non debba saltare sopra le cose perché le distruggono. E quindi corsa spietata. Panico. 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 Corri. Corri. Aia. Madonna, ma chi è? Non staremo un po' esagerando. Aia!
Corri, cazzo, corri! Panico! Mamma mia, che ansia! Ma infilati qua, guarda! Aia, mal di pancia! E mo come finisce qua? No! Ah dai, ci dà la salsiccia il tizio. Piede salsiccia? No, no, no! Ma ci ha offerto la salsiccia! Ma che tristezza! Ma che tristezza immensa! È quello, mo che cazzo è? Ma no, ma sto facendo di tutto per salvarli questi cosi. Aspetta, via sta cosa e buttala giù. Che va distrutta sta bottiglia per non so quale oscuro motivo. Ma non spostiamo qua i mobili. Va bene, va. Ripartirei da qui.